Ciao a tutti, oggi vi propongo queste gustose crostatine di pasta frolla salata senza glutine e senza burro, ripiene di ricotta e prosciutto cotto. Sono davvero gustose e croccanti, perfette da servire nei buffet oppure come secondo. Vediamo subito come si preparano. In una ciotola vado a mescolare due uova con 20 g di grana padano grattugiato. E vado ad aggiungere 300 g di farina per pane della Nutri-Free, che è una farina senza glutine. Aggiungo anche una presa di sale. E a filo vado a incorporare 90 ml di olio di semi di girasole. Mescolo il tutto prima con la forchetta e poi con le mani. A questo punto la pasta frolla salata è pronta, la lascio riposare in frigo per un'ora, coperta con della pellicola. Nel frattempo che la frolla riposa, mi occupo del ripieno. Vado a sminuzzare con il coltello due fette di prosciutto cotto. Qui ho 250 g di ricotta a cui vado ad aggiungere il prosciutto cotto che ho sminuzzato e un pizzico di sale e del prezzemolo tritato. Mescolo bene il tutto con la forchetta. Trascorso il tempo di riposo, prendo il panetto di pasta frolla e lo sistemo su un foglio di carta da forno che ho infarinato per bene con della farina di riso. Lo schiaccio prima con le mani e poi lo stendo con il matterello. Ottenuta una sfoglia abbastanza sottile, con degli stampini per crostatine vado a ritagliare dei dischetti di pasta frolla. Schiaccio la pasta frolla all'interno degli stampini e la faccio aderire bene ai bordi degli stampini, appunto. I ritagli di pasta frolla li vado a rimpastare velocemente, a stendere e preparo altre crostatine oppure le striscioline da mettere sul ripieno delle crostatine. Bucherello il fondo delle crostatine con la forchetta.
Farcisco le crostatine con un cucchiaio colmo di ripieno alla ricotta. Distribuisco bene il ripieno all'interno. E ora con molta delicatezza vado a sistemare sulle crostatine le striscioline di pasta frolla. Le crostatine devono cuocere in forno caldo preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Devono colorire. A dopo! Ed eccole qui, le crostatine di pasta frolla salate sono pronte, le ho lasciate raffreddare prima di toglierle dagli stampini. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatele mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Se non volete usare l'olio va benissimo anche il burro, su 300 g di farina 120 g di burro. Adesso ne taglio una così vi faccio vedere come sono fragranti. Semplici ma buonissime. A presto con un nuovo video. Ciao a tutti!